Chiusura totale del centro storico e creazione di zone 30 nelle strade limitrofe. Queste le proposte lanciate dall'associazione Bici Incontriamoci, che ieri ha raccolto oltre 150 firme. Un'opera di sensibilizzazione che si è svolta nell'ambito della settimana europea per la mobilità sostenibile. Rendere la città più vivibile per tutti e pensare a un piano urbano condiviso. Queste le prossime mosse dell'associazione perché la sicurezza diventi presto una realtà e non rimanga un'utopia. Noi saremmo per sostenere il piano di mobilità sostenibile, che sostanzialmente significa rendere la città nel centro storico fruibile per tutti e nello stesso tempo rendere il centro residenziale un centro a zona 30. Pensiamo che Sulmona sia una città d'arte, un vero gioiello. E non ha nulla da invidiare ad altre città più famose. E bisogna riappropriarsi dei propri spazi e ovviamente diciamo la bicicletta, il passeggio, il cammino, comunque sono degli strumenti che fanno parte dell'uomo e permettono di vivere gli spazi e avere diciamo, una percezione differente e ovviamente valorizzare il centro storico. I cittadini abbiano diritto di passeggiare tranquillamente senza correre, diciamo, né il rischio di essere importunati o perfino investiti dalle auto. Centro storico chiuso anche perché è importante soprattutto per la tutela dei beni che ci sono all'interno del centro storico. A distanza di quasi un mese dall'avvio della ZTL nel weekend per il centro storico di Sulmona è giunto il momento di un primo bilancio. Bici Incontriamoci si scontra con i più scettici e con gli operatori del commercio. Sono contrario a mille alla chiusura, perché non penso che porterebbe tutti quei benefici di cui si parla, specie per le attività del centro storico. Sono convinto che è già un settore, il commerciale, che è morente, per cui secondo me finirebbe di morire ancora di più, a meno che non si creerebbero prima tutte le infrastrutture per far sì che il centro storico sia più vivibile anche commercialmente. A scattare una fotografia drammatica d'onda digitale lo stop alle auto nel salotto della città è Franco Ruggeri della Confesercenti. Apriamo un tavolo tecnico per venire incontro alle esigenze di tutta la popolazione. Non facciamoci prendere dall'emotività, non possiamo chiudere il centro solo per permettere il consueto struscio. La città non è di nessuno ed è di tutti. Tutti hanno diritto di esprimere la propria voce, di mettere sul piatto le condizioni della loro esistenza, compresa l'attività commerciale, compresa tutte le attività economiche. Se questo centro storico, nel corso degli anni, proprio a partire da quando sono cominciate le limitazioni al traffico, ha perso il 70-80% della capacità commerciale, non ha più scuole, non ha quasi più uffici pubblici a parte il comune, non ha più neanche le agenzie private, non esistono le agenzie di assicurazione, non esiste più niente. Le banche tendono a uscire fuori o comunque andarsi a localizzare nei punti dove è ancora possibile un minimo di traffico. Ci sarà una ragione. Questa città deve ripensarsi perché nel frattempo ha eliminato tutte le scuole dal centro storico. Le chiese sono quasi tutte quante chiuse, non ha più musei, non ha più luoghi culturali da offrire alla gente. Ripensiamo la città, ripensiamola tutti quanti insieme e soprattutto all'amministrazione si chiede che cosa vuole fare di questa città.